Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, nel video di oggi vi voglio parlare dei due tipi di scarto del narcisista. Vi ricordo comunque che il narcisista può essere sia maschio che femmina, anche se io di solito lo dico sempre al maschile, però sappiate che in realtà esistono anche dei narcisisti che sono donne. Detto questo, adesso vi parlerò dei due tipi di scarto. Allora, ci sta lo scarto diretto e lo scarto indiretto. Lo scarto diretto è quando il narcisista, diciamo, vi lascia. Vi scatta perché voi non vi servite più. Lo scarto indiretto è quando siete voi a lasciare il narcisista. Vi faccio un esempio. Esempio di scarto diretto. Dopo che il narcisista vi ha fatto innamorare, poi vi ha cominciato a valutare, attua lo scarto perché voi non gli servite più. Voi, secondo lui o secondo lei, non potete più dargli quell'amore, perché il narcisista si nutre proprio di questo. Sappiate che più amore gli date al vostro narcisista, più quello vi tratterà male. Quindi è chiaro che prima o poi voi vi stufate di come si comporta il vostro narcisista e cominciate a non dargli più tanto amore. Perlomeno glielo date, ma in maniera molto ridotta. In questo caso il narcisista si stufa perché lui non si accontenta delle briciole. Lui vuole molto di più, quel di più che voi non potete dargli e quindi ecco che vi scarta. Questo era un esempio dello scarto diretto. Adesso vi faccio l'esempio dello scarto indiretto. Dopo che il vostro narcisista fa le solite cose, più o meno vi bombarda d'amore, poi vi svaluta, arriva il momento dello scarto. Però non sarà il narcisista a lasciare voi, ma sarete voi, perché vi sarete stufate o stufati a tal punto da non sopportarlo più, perché chi è che sopporterebbe una persona che ci critica, che ci insulta, che ci umilia in privato e in pubblico? Chi è che sopporterebbe una cosa del genere? In questo caso siete voi per esempio a lasciarlo. Per esempio, faccio un esempio stupido, il vostro narcisista, perché i narcisisti non sono mai fedeli. Ricordate questo, il narcisista non è fedele, deve sempre più amanti, oltre che la fidanzata, il fidanzato, il marito, quello che è. O la moglie, quello che ricordate questo. Quindi il vostro narcisista o la vostra narcisista potrebbe di proposito, dico di proposito, lasciare il cellulare sul tavolo dove ci stanno le conversazioni che si gira con l'amante. Voi lo scoprite perché chiaramente è normale che tra fidanzati o tra marito e moglie è normale leggere i messaggi dell'altro, in quel caso sarete voi a lasciare il narcisista o la narcisista, perché chiaramente chi è che vuole stare in una relazione in cui si è scoperto un tradimento? Nessuno. Quindi in realtà il narcisista può scartarvi in due maniere, come vi ho detto, o lui che scarta voi, oppure è sempre lui che mette voi nelle condizioni di scartare lui. Comunque, in entrambi i casi, ragazzi, se siete stati scartati da un narcisista, il Padre Eterno vi ha fatto la grazia, perché i narcisisti sono dannosi per noi. Si nutrono dell'amore che noi diamo. Penso che sia importante comunque dare amore, però essere perlomeno un pochettino ricambiati. Se questo non succede,
Il narcisista cresce sempre di più, si nutre sempre di più, ma noi diventiamo sempre più piccoli e insignificanti. Bene ragazzi, per oggi è tutto e ci rivediamo prossimamente con un nuovo video.